Ma guarda un po', ci troviamo anche oggi nella mitica casa musicale Luisi, dall'altra parte della camera c'è il nostro amatissimo Vito e con noi oggi un ospite di eccezione, il maestro di batteria Davide Giuliani. Grazie Davide per essere qui, poi ci farai sentire qualcosa di bello, rumoroso e ritmico. Ecco, è suonata da sola. Quinta domenica del tempo di Quaresima, anno C, un Vangelo interessante, una donna colta in flagrante adulterio, scribi e farisei la prendono, la buttano nel mezzo davanti a Gesù, dice adesso giudicala per questo peccataccio che questa donna si porta sulla coscienza. Mosè la legge, lo dicono chiaro chiaro, va lapidata, va messa a morte. Tu che dici? Il verbo che ho scelto per questa domenica è il verbo chiupto, anzi meglio con l'avverbio cato, chiupto, cita l'Evangelo di San Giovanni al capitolo 8, ovvero chiupto significa proprio chinarsi, abbassarsi verso il basso, andare verso il basso. Gesù fa questo per ben due volte, si china verso il basso e fa un gesto che lasciamo alla fantasia di tutti, scrive per terra. Prima di giudicare e prima di essere colto del giudizio dell'altro, come spesso noi facciamo, lui, chiutto, stop, si ferma, fermarsi e andare verso il basso. È un'azione che spesso noi dimentichiamo, colti dall'ingiudizio e dall'influenza che abbiamo degli altri. Ah, ma guarda quello, sai, Davide suona malissimo la batteria, sai, quell'altro ha fatto commesso questo grande peccato. Incontriamo quella persona, siamo già carichi e reagiamo con quella impulsività, anche solo mentale, che non ci appartiene. La prima cosa da fare è spezzare questo meccanismo diabolico. E Gesù lo fa, dando un forte insegnamento già con il fatto di abbassarsi. Perché abbassarsi? Perché entra empaticamente nella vita di quella donna. C'è un libro che sto leggendo in questo periodo che vi consiglio, molto bello, si chiama The Seven Habits of Highly Effective People di Stephen Richard Covey. Molto bello. Un libro scritto forse un 25 anni fa, quindi, però ci sono state venduto tantissimo, non l'avevo mai letto. A un certo punto lui racconta questa storia molto efficace. Dice che era in metropolitana, sonnecchiava, leggeva un libro insieme a tante altre persone. A un certo punto entra un tizio con due bambinette piccole che cominciano a rompere tutta la metropolitana, sopra, sotto, scarseidili. Lui, agitato insieme agli altri, è inorridito da questa scena, ma sto risposando, sto in metropolitana, ma basta per favore, no? E allora comincia a dire, guardi, scusi, ma lei non sa proprio educare queste figlie, per favore, tenti di fermarle. E questo uomo dice, sì, ho tentato. Però, ecco, le dico subito, non me la sono sentita perché rientriamo dall'ospedale dove un'ora fa è morta la loro mamma. Da quel momento in poi, come dice in maniera proprio lapidaria, il nostro cambiamento mentale scaturisce da uno spezzamento, da un cambiamento di paradigma. E da dove noi cominciamo a vedere le persone e le cose, da dove noi ci poniamo che lì cambia il tutto. Difatti lui ebbe compassione e cominciò a dire: ma com'è successo? Ma posso fare qualcosa? Vi posso aiutare? Come cambiano le cose? Immaginate questa donna, una ragazzina al tempo di Gesù, vi dico l'età, probabilmente 12-13 anni. Già cambia tutto, già cambia il paradigma, già cambia la concezione di persona stessa, perché nessuno di noi si può permettere di giudicare l'altro. Allora anche noi dobbiamo cercare di vivere un abbassamento per entrare nella storia delle persone, anche quelle che ci sembrano le più nemiche, anche quelle che ci sembrano le più peccatrici, partendo da un presupposto. Chinarsi significa entrare nella storia, nessuno di noi può giudicare l'altro, fosse anche il nostro peggior nemico, né in nome della religione, né in nome di Dio, né in nome della nostra coscienza, né in nome di nessuno. Allora, la prima cosa che possiamo fare, qual è? Ecco, ho scoperto che il verbo chiupto potrebbe derivare addirittura dal sostantivo chiuma, che significa onda. Che è riportato anche, per esempio, nel Vangelo di Matteo 14, vi ricordate, la tempesta si è data, un'onda aveva invogliato la barca a capovolgersi, no? Allora, mi ha fatto pensare perché abbassarsi significa innanzitutto
come un'onda avvolgere l'altro senza ammazzarlo. Come sarebbe bello tornare a casa anziché rimproverare la nostra moglie, il nostro marito, il nostro figlio, il nostro compagno, la nostra compagna, anziché ammazzarlo, inondarlo già di affetto con un abbraccio. Magari è antistintivo, vorremmo spazzarlo di mazzate, però l'onda dell'amore deve sempre superare l'istinto della ragione. L'onda del cuore deve sempre avvolgere prima ancora che avvenga il giudizio. E così, caro Davide, per esempio, noi conosciamo tutti quanti, io sono scarsissimo a suonare la chitarra, che gli accordi normali sulla chitarra, quando ero piccolo, mi ha insegnato una suora a suonare la chitarra, se mi ascolta è Suor Lourdes addirittura. Insomma, questo è un accordo di re. Ma quando sono andato in Brasile, dove si sente molto la saudade, per esempio, no? Dice, ma guarda, tu l'accordo lo suoni così, noi per sentire un po' di saudade, ecco, gli mettiamo magari anche un piccolo do diesis, ecco, questo per esempio dovrebbe essere un re nona. Oppure il sol. Voi lo suonate così, il sol. Ma il sol si può anche suonare così, per esempio. Ed è un sol nona, ed è già questo un bel giretto. Il mi minore. Perché non, se riesco a prenderlo, un mi minore, nona però, e l'accordo dominante lo facciamo diventare un la, per esempio, e lo suoniamo così con il basso di la o di re. Cioè, noi pensiamo che le cose siano normali, che le persone sono come le abbiamo sempre imparate. Re, c'è un modo nuovo. Già questo accordo, per esempio, dice un colore nuovo. Molto, per esempio, molto bossa. E già è bossa nova, e già sono altri accordi, e già il nostro maestro Dave. Dai, cambiamo opinione sugli accordi e anche sulle persone. Rompiamo i paradigmi. Rompici un paradigma, Davide.